Eccoci, buonasera a tutti, buonasera al pubblico del Ciclo Lettori. È una introduzione la mia mobile perché per ragioni, come dire, logistiche mi trovo in questo momento in macchina, ma presto sarò in un luogo più stabile e più statico per moderare e chiacchierare con due amici, i nostri ospiti di questa sera, che sono Francesco Costa, vice direttore del Post, esperto di Stati Uniti, autore del progetto giornalistico Da Costa a Costa e autore anche del libro Questa è l'America, che racconta gli Stati Uniti dal punto di vista non solo della politica ma anche della cultura. Buonasera Francesco. Buonasera, grazie. E Giada Messetti, che è giornalista, autrice del libro Nella testa del dragone, che racconta invece un altro paese chiave, che è appunto la Cina. Buonasera Giada. Buonasera a tutti. Abbiamo pensato di organizzare insieme al Circolo dei Lettori questo momento di riflessione subito dopo il voto americano, anzi ci siamo ancora in mezzo forse alle conseguenze e agli ultimi dati in arrivo dagli stati chiave, siamo ancora in mezzo al voto americano e proveremo a capire questa sera anche che cosa questo voto, i possibili risultati significano nel rapporto tra Stati Uniti e Cina. Una delle grandi partite che riguardano molti campi, dalla tecnologia alla diplomazia, quella che si gioca tra Stati Uniti e Cina, e proveremo a capire nell'eventualità probabile ormai di una vittoria di Biden se ci saranno cambiamenti. E anche come la Cina sta vedendo questo momento politico negli Stati Uniti. Comincio allora con Francesco Costa, che in queste ore è stato, direi, sveglio un buon 90% delle ultime 48 ore e che ha raccontato in ogni modo le elezioni americane prima che avvenissero e adesso che sono avvenute. Francesco, comincio da te e comincio col chiederti che cosa è successo. Cioè, se dovessi darci una sintesi dal tuo punto di vista di che cosa è accaduto, di che cosa potevamo aspettarci e che cosa no, nel risultato che si sta profilando, che cosa ci dici? Partiamo da qua. Dunque, è accaduta una cosa che tutto sommato era stata preventivata e so che questo non è un commento particolarmente diffuso perché la situazione è straordinaria, naturalmente, quella di questi giorni, ma è una situazione straordinaria che era stata molto evocata, descritta, commentata alla vigilia del voto, e cioè il fatto che questa elezione fosse equilibrata abbastanza, non necessariamente sul filo di lana, però equilibrata abbastanza da non produrre un risultato, durante la notte elettorale. E allo stesso tempo che questa elezione vedeva un favorito, e quel favorito oggi, come ricordavi tu giustamente, è Joe Biden, ed è il candidato che con ogni probabilità finirà per diventare presidente. Questo non vuol dire che non siano accadute delle cose sorprendenti. Il modo in cui sta maturando questa vittoria di Biden ha delle cose inaspettate, da una sconfitta in Florida con un margine maggiore di quello che si poteva pensare. Ha delle vittorie di Biden che stanno maturando nel Midwest, come era stato previsto dai sondaggi, ma con un margine più piccolo invece di quanto ci si potesse aspettare. Insomma, è un voto che andrà analizzato e discusso con calma, ma è un voto che, detto che non ci ha ancora prodotto un risultato definitivo, è un voto che indica una direzione chiara. Quella direzione chiara è che con ogni probabilità, appunto, metto le mani avanti, ma è quella la direzione in cui andiamo. Joe Biden dal 20 gennaio del 2021 sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, con una Camera con una maggioranza dei democratici e con un Senato che è ancora appeso a un paio di seggi della Georgia e quindi con un Senato che potrebbe essere controllato dai repubblicani come potrebbe essere controllato dai democratici, è una situazione comunque molto ancora aperta. È vero, e tu oggi facevi bene a ricordarlo su Twitter, Lorenzo, che la retorica del paese diviso dopo le elezioni americane si sente dire sempre, ma in un paese che ha soltanto due grandi partiti, l'esito non può che essere sempre l'America spaccata in due, ma perché l'America si divide sempre in due, in quello non c'è niente di nuovo. È vero che questo è un momento storico in cui i due partiti sono molto lontani tra loro, non è tanto una questione di spaccatura quanto di distanza tra i due partiti. Sono due pezzi di America che comunicano poco, che hanno poche cose in comune e che quindi produrranno poi, quando Biden arriverà eventualmente al governo, ed è anche questo interessante come premessa del discorso che faremo anche con Giada, un'amministrazione che dovrà avere a che fare con grossi conflitti interni,
forse con un pezzo del paese che non ne riconoscerà la legittimità, perché il presidente uscente sta sostenendo che ci siano stati dei brogli, nonostante non ci sia alcuna prova, ma è possibile che un pezzo di America sosterrà che Biden sarà eventualmente un presidente illegittimo, in un congresso appunto potenzialmente diviso, e questo finirà per complicare i progetti, l'agenda, le intenzioni del futuro eventuale presidente Biden. Se in politica interna questo potrebbe avere un grossissimo peso e impedire a Biden di fare buona parte delle cose che lui ha intenzione di fare, i presidenti americani in politica estera hanno praticamente le mani libere, non hanno bisogno di voti del congresso quasi su nulla. E quindi, se sulla politica interna c'è da ragionare su accordi eventuali con i repubblicani, con quanti, il seggio in Georgia, vediamo. Se vogliamo parlare dell'approccio di un'eventuale amministrazione Biden nei confronti della Cina, possiamo farlo con più fondamento, possiamo farlo con più pezze d'appoggio, possiamo farlo con meno incertezze, perché Biden sarà libero di scegliere la politica che vuole nei confronti della comunità internazionale e anche della Cina, evidentemente. Sarà uno dei temi che contraddistinguerà questo suo eventuale primo mandato. Grazie, grazie Francesco per questa prima panoramica sul risultato americano, che lo diciamo è un risultato ancora in corso, si sta ancora definendo. Ci sono, come sappiamo, alcuni stati che ci faranno attendere ancora qualche ora o qualche giorno per completare lo scrutinio. Questa è stata peraltro la prima elezione nella quale il voto postale, il voto anticipato, ha assunto una predominanza totale. Questo spiega anche i tempi di scrutinio così lunghi. E vengo qui a questo punto da Giada Messetti, che è giornalista molto esperta di Cina, sinologa, e nella Testa del Dragone racconta un po' cos'è quel paese. Prima scherzavamo, ma non troppo, con Giada dicendo che il libro suo sulla Cina e quello americano di Francesco sugli Stati Uniti sono un po' libri gemelli, no? Che da due prospettive diverse ci raccontano i due protagonisti di questa fase a livello internazionale. E allora chiedo a te, Giada, come sta vedendo la Cina questo momento degli Stati Uniti? Che cosa c'è nella testa del dragone in questa fase complessa, peraltro, di passaggio, di transizione del potere, che con buone probabilità consegnerà una presidenza di segno diverso da quella degli ultimi 4 anni, e per un paese come la Cina, in cui il processo elettorale non è propriamente comparabile a quello a cui siamo abituati noi, come viene vissuto quando un paese come gli Stati Uniti vota per cambiare la sua leadership nazionale? Allora, queste sono state innanzitutto le elezioni più seguite della storia dai cinesi, proprio dall'opinione pubblica cinese, e fondamentalmente sono state seguite e hanno confermato ai cinesi l'orgoglio per un sistema che è efficace, che funziona. Il fatto, come dicevamo prima, no, che noi siamo ancora dentro le elezioni americane, non sappiamo ancora chi ha vinto, tutte queste cose sono viste un po' in maniera, come dire, abbastanza ritenute abbastanza assurde dai cinesi. Il fatto che l'America sia spaccata praticamente a metà è un'altra cosa che ai cinesi fa pensare, perché invece la Cina, anzi Trump, la figura di Trump è stata fondamentale all'interno per il Partito Comunista Cinese e per il governo cinese per ricompattare in maniera molto forte l'opinione pubblica cinese, anche creando un sentimento di forte nazionalismo che non era così forte da tantissimo tempo. Quindi, se da una parte abbiamo un'America spaccata in due, dall'altra abbiamo invece una Cina che in questo momento appare più compatta che mai. E la cosa su cui tutti i cinesi sono assolutamente d'accordo è che fondamentalmente la politica americana non cambierà nei confronti della Cina, e l'obiettivo di chiunque diventi presidente, anche di Biden, sarà quello di contenere l'ascesa cinese. Quindi la Cina è arrivata a queste elezioni con la consapevolezza che i prossimi anni vedranno lo scontro tra queste due potenze, comunque la sfida tra queste due potenze sempre molto molto attiva. Probabilmente potrebbe cambiare, diciamo, pensano che cambierà magari lo stile, perché diciamo Trump era uno molto muscolare, molto aggressivo e che diciamo non tendeva a buttare acqua sul fuoco, ma a buttare benzina sul fuoco. Quindi però c'è forte consapevolezza che i prossimi anni vedranno proprio un'America concentratissima
nel tentativo di contenere l'ascesa cinese. E a questo la Cina si è preparata moltissimo, soprattutto in quest'anno, alla fine è uno dei paesi che è riuscito a gestire l'epidemia. Ecco, un'altra cosa che lascia molto perplessi i cinesi è il fatto che gli americani abbiano votato uno che non è riuscito a gestire il Covid. È una cosa che viene vista come veramente strana, perché su questo punto, ad esempio, l'opinione pubblica cinese col governo si sarebbe molto arrabbiata se il governo cinese non fosse riuscito a gestire e a contenere l'epidemia, perché sarebbe potuto saltare il famoso patto sociale che regge il rapporto tra governo cinese e cittadini, ovvero i cittadini in qualche modo rinunciano a parte della libertà personale in cambio hanno benessere e sicurezza e salute nel caso appunto di un'emergenza sanitaria come questa. Chiaramente anche la Cina quest'anno ha subito una frenata bruschissima dal punto di vista economico, che per la Cina è un grandissimo problema, e Trump è riuscito a rallentare tutta una serie di processi, soprattutto a livello tecnologico, che la Cina sta ormai affrontando da diversi anni. Però è finito proprio settimana scorsa il plenum su cui praticamente sono state date le linee guida politiche fino al 2035, perché appunto la Cina poi ha questa capacità, possiamo dire, di ragionare sul lungo periodo, su cui appunto punterà tantissimo sull'autosufficienza tecnologica, proprio per cercare di sganciarsi sempre di più, di essere sempre meno dipendente anche dall'America. Quindi l'unica certezza che hanno tutti i cinesi è che l'America cercherà di continuare a contenere in tutti i modi l'ascesa cinese. Grazie Giada. Francesco, la Cina è stata un pezzo di questa campagna elettorale americana. Trump ha fatto molti spot contro Biden dandogli del filo cinese. Lo stesso Trump ha inserito la Cina nella sua retorica sul virus, sul Covid, chiamandolo China virus a ogni occasione. E qualche giorno fa, nell'intervista con 60 Minutes, quella che poi ha abbandonato a metà, a domanda precisa della intervistatrice su quale sia l'avversario numero uno per gli Stati Uniti, ha detto la Cina. Secondo te ha avuto un impatto la presenza della Cina nella campagna elettorale di Trump? Qual è il motivo per il quale ha pensato Trump di utilizzare così tanto lo spauracchio cinese anche nei suoi attacchi a Biden? La Cina è stata una protagonista indiretta di questa campagna elettorale, e non solo perché, come ricordavi, Trump la evoca, a volte ricorda come certi politici americani degli anni 60, 70, 80 evocavano la Russia come il grande nemico, il virus cinese addirittura, no? Quando si è ormai evidente che questo virus non ha una nazionalità. E poi per Trump parlare di Cina è anche un modo per parlare molto di politica interna, è un modo per parlare di lavoro, è un modo per parlare di trattati commerciali, di commercio, di agricoltori dell'Iowa, di produttori di acciaio in Pennsylvania, è un modo per parlare delle vite degli americani. E Trump ha a lungo sostenuto che l'ascesa della Cina, che è avvenuta negli ultimi decenni, ma soprattutto da quando è entrata nel WTO nel 2001, sia avvenuta a danno dei lavoratori cinesi, che questa fortissima crescita cinese, l'uscita dalla povertà di centinaia di milioni di persone, sia avvenuta a danno dei lavoratori cinesi. Una delle cose che lui disse nella campagna elettorale del 2016 è il più grande successo dei presidenti americani è stato aver migliorato le condizioni di vita dei cinesi, per accusarli di essere stati troppo morbidi. Questo tema esiste, non lo ha creato Trump, e per questo è molto interessante secondo me quello che dice Giada sul fatto che i cinesi si aspettano che la politica americana non cambi, perché è sicuramente così, cambieranno i toni, Biden non direbbe mai virus cinese. Ma la politica americana da tempo è volta al contenimento della Cina. Già durante l'amministrazione Obama l'intero apparato diplomatico americano dirottò le sue attenzioni sempre più lontano dall'Europa, per esempio, e sempre più verso la Cina. Mise in piedi e costruì un anche complesso trattato commerciale con tanti paesi asiatici e non con la Cina, per cercare di contrastare il loro predominio in termini di investimenti, di esportazioni e di commercio. Quell'accordo poi è svanito perché Trump è diventato presidente, lo ha stracciato considerandolo troppo morbido con la Cina, avviando quella guerra commerciale che conosciamo perché ne parliamo da 4 anni,
e che è stata, secondo me, letta in un modo un po' superficiale, schiacciato dal fatto che un personaggio come Trump tende a dividere, e quindi chi è contro Trump ne boccia l'operato al 100% o ne legge l'intero operato come sotto la stessa lente. Io credo che l'eventuale presidente Biden sarà molto felice di trovarsi alle prese con delle relazioni con la Cina in cui tutto è stato messo sul tavolo, anche in toni molto bruschi, ma tutto è stato messo sul tavolo. La politica americana precedente era: cerchiamo di contenere la Cina mantenendo molti buoni rapporti. E per questo, tornando al punto che tu sollevavi, Trump ha molto potuto accusare Biden, ma anche Obama, di essere amici della Cina, perché a parole Biden e Obama hanno detto a lungo, ma persino Bill Clinton, una grande Cina è interesse del mondo che la Cina cresca, sia forte, sia prospera, perché l'idea era: se noi li coinvolgiamo nella comunità internazionale, nel commercio, se noi ci rendiamo interdipendenti e non lasciamo la Cina a isolarsi, diventeremo inevitabilmente un po' più amici, le relazioni diventeranno più serene, perché converrà a tutti avere dei buoni rapporti. Trump ha detto: voi avete fatto il loro gioco. Ma quei punti lì, alcuni dei quali ha sollevato prima Giada, e sono sicuro che poi ci tornerà, la questione tecnologica, il 5G, i dati, il commercio, la proprietà intellettuale, quei temi c'erano da prima. E il presidente Biden eventuale sarà ben felice di ridiscutere tutto, magari arrivando a una soluzione in modo più ragionevole e soprattutto con delle negoziazioni più razionali di quelle che avrebbe fatto Trump. Ha fatto Trump, che come sapete è molto umorale, molto impulsivo, con Biden le cose funzionerebbero in un modo più normale tra relazioni di paesi che comunque, per quanto avversari, non sono in guerra e sono interessati entrambi ad avere dei buoni rapporti. Ma la questione rimane: l'Europa per esempio continuerà a ricevere pressione rispetto a usare o no gli strumenti tecnologici di Huawei. Se l'Italia dovesse firmare un altro memorandum come quello firmato dal primo governo Conte, l'America si farebbe sentire, si arrabbierebbe. Insomma, certe cose non cambierebbero sicuramente. Eccoci. Giada, un aspetto sul quale riflettevo: noi abbiamo un'idea della Cina come di un paese con una leadership quasi collettiva, eppure è un paese che ha una leadership molto importante in Xi Jinping. Ci racconti come vivono, dal tuo punto di vista, in Cina il concetto di leadership politica, che ovviamente non è soggetta ai nostri criteri di rappresentanza democratica, di legittimazione democratica, ma invece altri criteri che probabilmente dall'Italia, dall'Europa, dall'Occidente capiamo un po' meno. Ce li racconti? Ci racconti com'è, sì, la leadership? Posso solo attaccarmi, certo, un attimo a quello che ha detto Francesco, perché la cosa interessante è che i primi anni di presidenza Trump, in realtà, la Cina l'ha molto apprezzato, perché l'ascesa di Trump negli Stati Uniti e contemporaneamente la presa di potere di Xi Jinping, che è il presidente della Repubblica che ha in qualche modo accentrato su di sé più poteri nella storia dopo Mao, hanno questo binomio, questo combo, ha accelerato tutta una serie di processi per cui l'America First di Trump all'inizio ha dato un vantaggio alla Cina che ha riempito tutta una serie di vuoti che l'amministrazione americana in qualche modo ha lasciato. Quindi i primi anni di presidenza Trump, tra l'altro Trump i primi anni ha spesso fatto anche apprezzamenti sul lavoro di Xi Jinping, quindi insomma c'era un rapporto, diciamo, possiamo dire amichevole, ma esagero, però insomma c'era i cinesi, cioè per la Cina è stato importante Trump come presidente degli Stati Uniti, perché le ha permesso di allargarsi un pochino, appunto il progetto della nuova via della seta è stata, diciamo, il lancio di questa globalizzazione alternativa a quella guida americana. Nel 2017 Xi Jinping è andato a Davos e si è presentato come l'alfiere della globalizzazione. Gli è stato possibile presentarsi anche all'OMS. Abbiamo visto un presidente Trump in piena pandemia mondiale, ha deciso di uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La corsa al vaccino, in questo momento la Cina si sta presentando come il paese che, se lo dovesse scoprire per prima, in qualche modo sarà quella che lo darà a tutti. Sicuramente è molta propaganda, però diciamo che in questi anni di Xi Jinping e Trump la Cina ha potuto in qualche modo presentarsi al mondo, cercare di presentarsi al mondo, perché poi secondo me il soft power cinese con l'Occidente non funziona molto bene ancora,
però come la potenza responsabile rispetto invece a un presidente esuberante che si sveglia la mattina, fa un tweet e è totalmente chiaramente imprevedibile. Questo in questi ultimi anni è stato, nel momento in cui Trump invece ha iniziato ad aprire tutti i vari tavoli, come dice Francesco, Trump ha veramente ha messo sul tavolo tutte le carte possibili e immaginabili e soprattutto ha sollevato tutte le questioni che alla Cina dà molto fastidio che vengano sollevate all'esterno, perché c'è la questione di Hong Kong, Taiwan, lo Xinjiang, il Mar Cinese Meridionale, tutta una serie di questioni che in cui la Cina non accetta l'interferenza straniera. Quindi Trump ha proprio scelto tutta una serie di punti che in qualche modo provocano tantissimo la leadership cinese. E per quanto riguarda la questione della leadership in sé, appunto in Cina non c'è un sistema come il nostro, ma non c'è storicamente, culturalmente, cioè i cinesi non parlano di politica, noi passiamo le giornate a parlare di politica e di gossip, cioè i cinesi non gliene frega assolutamente nulla, non c'è proprio, storicamente non è mai successo. E in questi ultimi tempi appunto questa elezione americana è stata molto commentata proprio perché c'è questa situazione in questo momento, nel senso che per i cinesi vedere anche l'America che in questi mesi non è riuscita a gestire il Covid e che anzi è in grossissima difficoltà, è stato un tema molto forte, soprattutto perché c'è stato uno scontro di propaganda violentissimo da quando Trump ha iniziato a accusare la Cina di, prima di aver creato il virus in laboratorio, l'ha chiamato China virus, quindi essendosi ritenuta presa in causa, la Cina ha iniziato a parlare di questi temi, ma non sono temi di cui di solito le persone parlano, tantomeno della politica interna. Cioè la politica interna non viene proprio discusso, sono proprio argomenti che non vengono discussi. Il Partito Comunista Cinese ha una selezione molto molto complessa, molto meritocratica, nel senso che a governare la Cina arrivano veramente i migliori, poi per carità magari hanno dei rapporti così, però arrivano dei migliori, tant'è che nel 2016, sempre quando è stato eletto Trump la prima volta, io mi ricordo gli editoriali che usavano l'elezione di Trump per dimostrare che la democrazia non funziona, perché era diventato presidente uno come Trump, che secondo loro non sarebbe stato in grado di fare il presidente. Quindi c'è proprio un altro rapporto con la politica, quindi è abbastanza, fare paragoni è difficile. E l'altra cosa che diceva giustamente prima Francesco è che noi con la Cina non ci rendiamo mai conto di questa cosa. Francesco prima diceva che appunto c'è stato da parte dell'America all'inizio un tentativo soft di in qualche modo di coinvolgerla e in qualche modo di trasformarla, no? Perché l'idea dell'Occidente per tantissimi decenni, quando insomma ha riaperto i rapporti con la Cina e la Cina ha iniziato a correre alla fine degli anni 70, così l'Occidente ha sempre voluto in qualche modo prevedere cosa avrebbe fatto la Cina e cambiare la Cina. E in realtà quello che è successo negli ultimi 40 anni è che la Cina non solo non si è fatta cambiare, l'Occidente ha sbagliato tutte le previsioni che aveva fatto sulla Cina, ma in questo momento addirittura è la Cina che in alcune cose sta esportando il suo modello e noi lo stiamo adottando. Ad esempio, se volete poi ne parliamo, sulla questione di Huawei, di TikTok, di WeChat, quindi di in qualche modo eliminare o dividere l'internet, il sovranismo digitale è un'invenzione cinese. E Trump, il presidente degli Stati Uniti d'America, quest'anno ha adottato, cioè questo modello, in qualche modo ha iniziato a parlare anche lui di questo modello. Quindi noi dobbiamo sempre pensare che con la Cina purtroppo tutti i nostri riferimenti, il nostro modo anche di ragionare, di pensare, non funziona mai, perché usano altre categorie, hanno proprio un'altra forma mentis completamente. Quindi sarà interessante capire adesso, i prossimi anni, come verrà gestita la cosa. E tornando a Biden, l'unica cosa su cui veramente, secondo me, l'America potrebbe cambiare, fare un passo indietro, tra l'altro mi pare che abbia fatto proprio un tweet lui ieri o l'altro ieri, è la questione del climate change. Nel senso che la Cina aveva firmato con Obama nel 2015 il Trattato di Parigi, e Trump è uscito, e ieri, il 4 novembre, c'è stata l'uscita ufficiale dell'America dal Trattato di Parigi. Biden ha detto che su quello invece, una volta che lui sarà presidente, tornerà assolutamente a collaborare con gli altri. Quindi quella è l'unico vero grosso cambio che ci sarà di collaborazione, secondo me.
Francesco, rispondo, intanto sono arrivato a casa, quindi era Esatto, un po' più cambio di location. responsabile. Scusatemi, ma sono giorni complicati. Francesco, prendo lo spunto da un commento che ho visto di Luigi, che si chiede: l'America che è stata l'America di Trump, oggi è l'America un po' di Biden e un po' di Trump? Portiamoci avanti, sviluppiamo questo ragionamento. Se davvero, come oggi sembra probabile, sarà Biden il presidente. Ma con la prospettiva di un Senato o 50-50 o a maggioranza repubblicana, perché di questo parliamo, c'è la possibilità che in realtà Biden abbia comunque un po' le mani legate dal punto di vista della sua agenda, anche a livello internazionale? C'era un report di Axios qualche ora fa che lasciava intendere che potrebbe esserci una pressione del Senato, dei repubblicani al Senato, di Mitch McConnell, volta a avere il più possibile un governo centrista da parte di Biden. Ricordiamo che il Senato deve approvare tutte le nomine al cabinet, al governo, e quindi potrebbe esserci un fattore, chiamiamolo così, ovviamente se Biden diventasse presidente, un fattore di moderazione e di freno da parte di un Senato repubblicano anche nelle azioni di politica estera. Dunque sì, partiamo dall'inizio. La domanda naturalmente è interessante, ma perché l'America di prima era l'America di Trump e questa sarebbe l'America un po' di Biden e un po' di Trump? Trump ha vinto le elezioni del 2016, peraltro prendendo meno voti di Hillary Clinton e con un margine piccolissimo, ma molto più piccolo di quello che avrà Biden se dovesse vincere queste elezioni. Sappiamo però per certo che Biden otterrà probabilmente alla fine qualcosa come 6 o 7 milioni di voti in più di Trump. Insomma, dal punto di vista del mandato politico, quello di Biden è molto più forte. E il paese, appunto, rimane diviso perché è sempre diviso. E questo però va valutato secondo il risultato prodotto poi dai voti in termini elettorali, non solo sul fronte della presidenza, ma anche sul fronte del Parlamento. E come tu ricordavi, il Senato ha un potere importante. Se è vero che il presidente Biden in politica estera sarà libero di fare più o meno quello che vuole, naturalmente, diciamo, entro lo spettro delle azioni possibili per un presidente, il Senato ha il potere di ratificare la nomina non solo dei giudici della Corte Suprema o dei giudici dei tribunali federali, ma anche dei membri del governo. Ci sono anche dei senatori repubblicani che sono relativamente moderati, da Susan Collins del Maine a Mitt Romney dello Utah, e quindi io non penso che Biden eventualmente non riuscirebbe ad approvare, far approvare le nomine del suo governo, ma certo quelle nomine dovranno essere delle nomine che piacciono magari a Collins e a Romney. E quando si parlerà del prossimo segretario di Stato, per esempio, io penso che le posizioni espresse in passato da quel segretario di Stato, candidato segretario di Stato, le azioni che ha fatto, se appunto prima nella sua carriera ha avuto altri incarichi, sicuramente saranno osservate con molta attenzione. E soprattutto, altra cosa importante, questo voto che ratifica le nomine del Senato non è un voto che avviene, diciamo, all'improvviso, è un voto che avviene al termine di un percorso di audizioni, durante le quali i senatori chiedono delle cose al candidato segretario di Stato, per esempio, o al segretario del commercio, posizioni, cosa farebbe, cosa pensa di questo e di quello. E possiamo scommettere che nel caso del segretario del commercio, del segretario di Stato, una grande parte delle domande verterà sulla Cina, verterà sul rapporto con la Cina, sul commercio. Queste persone che faranno parte di questa eventuale amministrazione Biden dovranno in qualche modo scoprire le carte molto più di quanto avrebbero dovuto fare o dovrebbero fare con un Senato in mano ai democratici. È vero che poi tutti i senatori possono fare delle domande, naturalmente, ma con un Senato in mano ai democratici, i democratici potevano essere sicuri dei loro voti e amen. Col Senato in mano ai repubblicani, i nominati da Biden dovranno cercare un po' di convincerli, e quindi possiamo aspettarci che poi queste audizioni non siano affatto irrilevanti e si possano non solo scoprire delle posizioni, delle idee che magari in condizioni normali l'amministrazione Biden avrebbe voluto non condividere, ma che la stessa scelta delle persone da portare all'esame del Senato risenta di questa circostanza. E questo vale sia per molte cose di politica interna. A lungo si era parlato, se dovesse Biden stravincere, Elizabeth Warren potrebbe fare la segretaria del Tesoro. In un contesto del genere è molto più difficile, visto che Elizabeth Warren è considerata una delle più radicali senatrici del Partito Democratico. Ma questo varrà anche per il nuovo o la nuova segretaria di Stato, quale che sia, per il ministro della Giustizia. Insomma, Biden farà
una certa fatica, ci riuscirà, ma farà una certa fatica a comporre il suo governo, e questo coinvolgerà inevitabilmente anche il ruolo dei rapporti con la Cina. Indubbiamente c'è quindi anche un precedente che poi Trump ha usato molto, che è quello degli acting, no? Cioè dell'avere ministri facente funzione, diciamo. Facenti funzione, insomma, provvisori, che quindi non vengono confermati dal Senato, ma che di fatto rivestono quella carica pur da facenti funzioni a lungo. Questa è una possibilità che magari incontreremo, chi lo sa, nella eventuale presidenza Biden. Chiedo una cosa ancora a Giada Messetti, perché se c'è un tema globale quanto a significato e anche quanto a responsabilità che chiama in causa è l'ambiente, è il clima. Qui prendo anche spunto da una domanda di Adriano che ho visto nei commenti. Lui si chiede, insomma, che ruolo può avere l'annuncio della Cina di intendere di voler diventare carbon neutral entro il 2060, se in un certo senso la Cina con questo annuncio si porta quasi avanti rispetto alla posizione americana, che invece adesso non soffermiamoci soltanto sull'uscita di Trump dagli accordi di Parigi, ma che magari potrebbe avere qualche variazione da questo punto di vista. Aggiungo, poi magari Francesco ci torniamo anche su questo, vedendo i risultati in alcuni stati così stretti, forse Biden parlando di fine dei fossil fuels, di fine dei combustibili fossili, con le posizioni un po' ambigue sul fracking che ha avuto nel tempo, forse, come dire, gli sarà venuto il dubbio di aver rischiato con quelle uscite negli ultimi giorni in alcuni stati chiave. Ma restando sulla Cina, Giada, qual è il ruolo dell'ambiente nel dibattito cinese? Tu ci dicevi, i cinesi non parlano di politica. Però di ambiente sì, nel senso che la Cina, noi dobbiamo sempre tenere presente che la Cina fino a 40 anni fa era un paese poverissimo e ha avuto uno sviluppo in 30 anni che è paragonabile a quello che noi abbiamo avuto in 100 anni, quindi lo sviluppo soprattutto all'inizio è stato super selvaggio, cioè proprio senza regole, quindi inquinamento che è arrivato a dei livelli pazzeschi fino al 2010. Nel 2010 l'opinione pubblica cinese ha preso consapevolezza del problema dell'inquinamento, perché banalmente creava dei problemi di salute alle persone. Cioè il numero dei morti per inquinamento in Cina è grandissimo. E come dicevo prima, ci sono tre cose su cui l'opinione pubblica cinese proprio si arrabbia in questo momento storico: sono l'inquinamento, la gestione delle epidemie e la sicurezza alimentare. Dal 2010, da quando i cinesi hanno preso consapevolezza l'opinione pubblica dell'inquinamento, la Cina ha iniziato a portare avanti vari progetti green e ad esempio la città di Pechino, che è una città di 20 milioni di abitanti, grande come il Lazio, è diventata praticamente una città carbon free nel giro di 5 anni, perché la Cina può decidere di prendere tutte le aziende che ci sono a Pechino e spostarle da un'altra parte, anche in tempi molto brevi. Io non ho la sfera di cristallo, ma sicuramente l'attenzione al clima, nonostante non sia stato detto come arriveranno ad avere la neutralità carbonica entro il 2060, non è ancora stato detto, ma anche nel piano quinquennale nuovo è assolutamente citata la crescita sostenibile, quindi sicuramente la Cina lavorerà in questo senso. Chiaramente secondo me l'annuncio all'Assemblea dell'ONU sulla neutralità carbonica entro il 2060 rientra anche in questa narrazione che dicevamo prima, no? La potenza responsabile che pensa anche agli altri e non solo a se stessa, rispetto invece a un'America che decide di togliersi da un trattato del genere, che in qualche modo ha a cuore il benessere di tutta l'umanità, perché questa è un po' la narrativa che è stata portata avanti. Quindi sicuramente la Cina agirà da questo punto di vista, perché è proprio una questione che a livello interno è molto importante. In che modo, questa è proprio una curiosità sincera, in che modo si porta nel dibattito una sensibilità su un tema in un paese come la Cina? Cioè tu dicevi, dopo il 2010 c'è stata una presa di coscienza, no?
da parte dell'opinione pubblica, concetto sfuggente, no, in un sistema politico così diverso dal nostro. E questo mi permette di collegarmi anche un po', vedevo anche tra i commenti, a un'altra riflessione, cioè la Cina può deridere Trump, il fatto che sia stato scelto lui, però negli Stati Uniti si vota, negli Stati Uniti c'è libertà di espressione, in Cina no. Un posto come il Circolo dei Lettori, in cui magari si discute di politica e si critica il governo, forse in Cina non potrebbe esistere, lo chiedo a te. Direi sicuramente in Cina non potrebbe E esistere. quindi come dire, ti invito, anche leggendo un po' di commenti, a fare una riflessione su questo, cioè esiste un'opinione pubblica in Cina e come funziona? Sì, esiste, però ripeto, non ha l'aspirazione alla nostra democrazia. Cioè non esiste proprio quell'aspirazione lì. È esistita, ma in questo momento non esiste più perché i cinesi sono in questo momento convinti di avere un sistema che funziona e funziona anche meglio del nostro. Cioè noi in questo momento storico, io penso che siamo davanti a una prima volta importante, nel senso che per la prima volta abbiamo, anche per gli Stati Uniti è una prima volta importante, perché gli Stati Uniti sono stati egemoni negli ultimi 100 anni e non hanno mai dovuto, cioè non si sono mai trovati di fronte un altro paese con una cultura completamente diversa, potente economicamente, geopoliticamente. È la prima volta che succede. Cioè la Cina di 10 anni fa, la Cina di quando c'era Obama e c'era Hillary Clinton, non è la Cina di adesso. La Cina di adesso è una Cina molto più forte, molto più anche sicura di sé, nonostante all'interno abbia ancora moltissimi problemi. E questa cosa ha creato proprio un'assenza di invidia per il modello occidentale. Cioè, se negli anni 90, i primi anni 2000, c'era un po' ancora il mito, magari, no? In questo momento non esiste più. Cioè, in questo momento i cinesi sono orgogliosi del loro modello e soprattutto i cinesi, avendo un'idea del multilateralismo molto diversa dalla nostra, perché di nuovo, vedete, noi adesso dicono Trump si vota, ma usiamo sempre le nostre categorie. Ad esempio, anche il multilateralismo, i cinesi lo vedono in una maniera totalmente diversa. Cioè, il multilateralismo per loro è la coesistenza di sistemi che non per forza debbano assomigliarsi e che non per forza debbano diventare uguali col tempo. E una delle frustrazioni grandi della Cina è quella di essere così potente in questo momento da voler far sentire la sua voce, ma da rendersi conto che dal resto della comunità internazionale, soprattutto occidentale, in qualche modo, avendo un sistema autoritario, non è ritenuto un sistema maturo, non è ritenuto un sistema allo stesso livello degli altri. E questa cosa la Cina in questo momento la soffre tantissimo, ma è proprio, vedete, di nuovo, un punto di vista diverso, perché noi tendiamo a pensare che il multilateralismo va fatto, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi abbiamo un po' questa idea, va in qualche modo fatto con quelli che o sono democrazie o sono in procinto di diventare democrazie, e i cinesi questa cosa non diventeranno mai una democrazia, perché non gli interessa diventare una democrazia, non hanno assolutamente questa ambizione o questo sogno. Cioè loro sanno che hanno un modello che si sta dimostrando vincente in questo momento, si sta dimostrando più efficiente anche del modello occidentale. Quindi è proprio con la Cina bisogna sempre cercare di... È difficilissimo perché è un altro mondo, ma non usare le nostre categorie. Che questa cosa non vuol dire che condividiamo, quello che loro pensano, come loro pensano, però è importante cominciare a fare un lavoro di mettersi nei panni di, perché è proprio fuorviante ragionare con i nostri schemi quando si tratta di Cina. Molto, molto interessante. Francesco, volevo chiederti una cosa. Alla fine, se c'è un aspetto sul quale, dopo tutto, probabilmente non avremmo grandi differenze tra una presidenza democratica e una presidenza repubblicana, è, lo accennavi prima, tutto quel comparto di decisioni che hanno a che fare con la sicurezza nazionale e direi anche con un certo protezionismo tecnologico. Nel rapporto con la Cina, per l'appunto. Questo è un tema enorme, molto discusso ormai da anni. C'è un altro libro, oltre a quelli che vi consiglio, di Giada e di Francesco, che tratta proprio di questo, di un amico che si chiama Alessandro Aresu e che ha scritto un libro sulle potenze del capitalismo politico, cioè proprio Stati Uniti e Cina, che
in cui racconta di questo conflitto. Tu come la vedi dalla prospettiva americana? Insomma, il fatto che per gli Stati Uniti e per gli apparati americani, a prescindere dal colore del presidente, insomma, ci sono alcune questioni sulle quali la sicurezza nazionale viene prima, e viene prima sicuramente anche del libero mercato. E spesso in questi casi si parla di decisioni su attori tecnologici, importanti. Certo, ovviamente diciamo, tutto questo riesce a un ampio filone diciamo, delle tecnologie militari, ma quello diciamo, possiamo darlo per scontato, che su cui insomma, gli Stati Uniti sono generosi con gli alleati, ma certo diciamo, con la Cina non hanno lo stesso approccio. Ma fai bene, secondo me, a mettere diciamo, l'attenzione su tutto il comparto tecnologico, perché una delle cose che è successa negli ultimi 10 anni probabilmente, forse anche qualcosina in più, è che un pezzo di questo lavoro di coinvolgimento della Cina, portato avanti dagli Stati Uniti, è stato condotto dalle aziende americane, anche e soprattutto dalle grandi aziende americane, su tutte quelle della tecnologia, e penso non solo alla tecnologia, ma al digitale, a internet, a Google, a Facebook, che per un certo periodo di tempo hanno provato a pensare di poter penetrare il mercato cinese. D'altra parte, quando hai 1,5 miliardi quasi di persone lì che non usano i tuoi servizi, diventa inevitabile provarci. Ma se allarghiamo il concetto di tecnologia, lo stesso vale, per esempio, non so, per Tesla, per aziende che hanno pensato di poter mettere un piede in quel mercato potenzialmente dai grandissimi guadagni. Quello che hanno trovato è stato un contesto in cui muoversi non è semplicissimo, è un pezzo del motivo per cui poi questi tentativi di prendere la Cina con le buone, diciamo, alla fine hanno prodotto l'amministrazione Trump, per esempio, è che da una parte per queste aziende c'era in patria l'accusa di tradimento. Perché quando magari la Cina chiedeva a Google di modificare l'algoritmo per non mostrare certe cose, Google era in una posizione ovviamente di grande imbarazzo, perché o decidi di rinunciare a quel passo che vuoi fare in Cina, o ti becchi una quantità di critiche nel tuo mercato, che poi è il principale mercato che produce un sacco di danni. E dall'altra parte, appunto, delle richieste da parte del governo cinese particolarmente esigenti rispetto a dove aprire le fabbriche, quanti dipendenti assumere, anche sui fornitori da utilizzare, nel caso per esempio dei mezzi di produzione, scusate, dei beni di produzione tangibili, come per esempio un'automobile o qualcosa del genere. E alla fine non ha funzionato. Tant'è che, come poi già da raccontato spesso, la Cina ha finito per crearsi una sua versione di internet, per esempio, dei suoi social network, un suo motore di ricerca, un suo ambiente. In un momento in cui, e questo è il vero fatto nuovo degli ultimi 4 anni, secondo me, da questo punto di vista, le aziende tecnologiche americane, che fino a qualche tempo fa erano portate in palmo di mano da tutti in America, in politica e anche nella società, sono invece oggi un po' circondate, non sono mai state così impopolari tra i cittadini, i vari Facebook, Google, ma gli stessi Amazon, tutti gli americani li usano e tutti gli americani li disprezzano, li detestano. Avrete visto il documentario The Social Dilemma su Netflix? Molti americani associano i social network al peggioramento della qualità della vita della società americana. I democratici accusano Amazon, Google e compagnia di pagare pochissime tasse, di usare con grande disinvoltura i dati degli utenti. I repubblicani li accusano di essere filodemocratici, filoprogressisti, di avere un'agenda politica, eccetera. Ecco, in un momento in cui le aziende tecnologiche sono così messe in difficoltà dalla politica e dalla società, è plausibile pensare che ogni altro tentativo di ingresso nel mercato cinese da parte di aziende americane, a prescindere da chi sarà il prossimo presidente, possa essere frenato, se non impedito fisicamente, su questioni soprattutto poi come quelle tecnologiche e digitali. Pensiamo ai dati, è il tema sensibile per eccellenza. Ma quale governo americano autorizzerebbe mai Google, per esempio, a garantire ai cinesi, a qualche ente di controllo cinese, un accesso all'algoritmo, ai dati, ai documenti interni dell'azienda, come la Cina a volte chiede alle aziende straniere che vogliono fare affari lì? È il tema sensibile per eccellenza. E da questo punto di vista, io, diciamo, non apprezzo le etichette tipo la Seconda Guerra Fredda o cose del genere. Però è vero che queste due potenze si stanno cominciando a sviluppare la loro rivalità in un modo sempre più aggressivo,
e questo non ha ricadute soltanto sulla politica, ma inevitabilmente ce le ha anche sulle aziende che vogliono fare affari in Cina, sugli stabilimenti della Pennsylvania che comprano l'acciaio dalla Cina, sugli allevatori dell'Iowa che vendono la soia in Cina. Ecco, tutti questi rapporti oggi vivono una situazione di fortissimo stress. Sì, tra l'altro aggiungo una cosa, perché la questione tecnologica in realtà è proprio alla base dello scontro che c'è tra Cina e Stati Uniti, nel senso che gli Stati Uniti hanno avuto per lunghissimo tempo il monopolio della rete, il monopolio di internet, il monopolio della tecnologia ad altissimo livello, la Silicon Valley, i social network, tutte queste cose qui. Negli ultimi 10 anni il gap tra la Cina e gli Stati Uniti si è molto accorciato e addirittura ci sono delle applicazioni che a livello tecnologico hanno superato le aziende della Silicon Valley, tipo TikTok e WeChat. Sono applicazioni che Facebook, ad esempio, studia per copiare gli algoritmi di queste due applicazioni. Quindi la Cina in questi ultimi 10-15 anni quasi raggiunto l'America dal punto di vista tecnologico, soprattutto per quanto riguarda il 5G e i big data. Siccome dal 5G dipenderà fondamentalmente tutto quello che ci succederà nei prossimi decenni, nel senso che dal 5G dipenderanno i nostri cellulari banalmente, ma le auto che si guidano da sole, le industrie, cioè ci saranno punti di PIL che dipenderanno dal 5G. E la Cina ha iniziato, Huawei ha iniziato a mettere i cavi sottomarini, cosa che fino a 10 anni fa erano solo degli Stati Uniti. Quindi l'America si è sentita chiaramente minacciata da una Cina che diventava sempre più potente, sempre più forte dal punto di vista tecnologico. Tra l'altro la Cina l'ha fatto in maniera molto silenziosa, molto in Cina ha eliminato tutte le aziende della Silicon Valley già nel 2009, io ero là, nel 2009 sono uscite Twitter, Facebook, cioè eliminate proprio, quindi le aziende cinesi non hanno avuto concorrenza per farsi all'interno della Cina, avendo un bacino di 1 miliardo di persone, 1 miliardo di utenti, hanno tutta una serie di vantaggi anche per banalmente la collezione dei dati, che sarà il petrolio del futuro, anche perché oltre ad avere un numero di utenti pazzesco, la Cina ha anche delle leggi sulla privacy diversissime da quelle occidentali. Quindi la Cina è facilmente diventerà la prima potenza tecnologica tra non molto, e questa cosa è ciò che ha scatenato Trump, perché Trump è partito con una guerra dei dazi, ma le prime aziende che ha colpito in Cina sono proprio le aziende tecnologiche. Francesco, ci stiamo avvicinando a chiudere, stiamo già chiacchierando da quasi un'ora e farei ancora molto a lungo, ma insomma dobbiamo quasi chiudere. Allora ti chiedo una pillola, una risposta rapida, telegrafica, come dicono in televisione, e poi andiamo a chiudere con Giada. La domanda per Francesco ha a che fare con un tema che hai già toccato collateralmente, cioè Stati Uniti e Cina, e noi? Cioè l'Europa esiste ancora per gli Stati Uniti come soggetto politico e geopolitico? Pensi che con Biden ci sarà un cambiamento di atteggiamento nei confronti dei paesi europei da un lato e o dell'Unione Europea come istituzione dall'altro? La politica estera ha questo di affascinante e anche di interessante, che è mossa da forze che sono molto più incisive e difficili da deviare, da deragliare rispetto alla politica interna. Un'elezione di un presidente o di un altro può avere dei grossi sconvolgimenti all'interno di un paese, ma nella politica estera è molto più complesso arrivare a questo tipo di strappi. Ci sono molte ragioni per pensare che, così come parlavamo prima dell'atteggiamento degli Stati Uniti con la Cina, un'eventuale amministrazione Biden sicuramente non maltratterebbe l'Europa, non tiferebbe Brexit, non litigherebbe con Angela Merkel, non umilierebbe Theresa May come ha fatto Trump, non andrebbe a chiedere il conto dei soldi non versati dalla NATO, dai paesi che sono parte della NATO, però continuerebbe a trattarci in modo subalterno. Cioè come un continente che è sempre meno in grado di far sentire la sua voce da continente, perché a quel punto l'Europa unita avrebbe, per dimensioni di mercato, per influenza, per rilevanza, un peso insomma tale da potersi mettere a trattare alla pari con gli Stati Uniti e forse anche con la Cina, ma a quel punto diventi un po' terra di conquista. E se questo è l'atteggiamento degli Stati Uniti, che da noi si rivede soprattutto come uno snobbarci,
Cioè, gli Stati Uniti non sono più così aggressivi con l'Europa, ci trattano molto male e in generale ci snobbano, e quella cosa lì, secondo me, nella sostanza non cambierà moltissimo, a parte forse, ma bisognerà vedere poi appunto un sacco di altre cose, una possibile ripartenza dei trattati, delle trattative sui trattati commerciali. Ecco, per la Cina l'Europa non solo non è un vero competitor, quindi appunto ci vedono in modo un po' subalterno, su questo poi Giada ci saprà dire meglio, ma ci considerano come un paese in cui allargare la loro influenza. L'abbiamo visto proprio in Italia con quel memorandum di cui vi raccontavo prima, ma credo che continueremo a vederlo in un sacco di altri frangenti. Il 5G lo citava prima Giada, ma ce ne saranno moltissimi altri finché l'Europa parlerà con le voci dei suoi singoli governi. E quindi non voglio fare una nota di politica interna, ma finché sovranismo sarà la parola chiave per descrivere quello che accade in Francia, in Italia, in Spagna, in Germania, in tanti altri paesi, evidentemente ognuno parlerà con la sua voce e conterà molto poco davanti a colossi come gli Stati Uniti e la Cina. Giada, se puoi darci una pillola su questo, perché poi è una domanda finale per te che vorrei riuscire a fare. Quindi... Ma mi sembra abbia detto tutto Francesco, cioè io sono d'accordo, per noi siamo un po' terreno di influenza cinese. E io non sono d'accordo con chi dice che la Cina vuole dividere l'Europa, perché secondo me alla Cina noi serviamo per essere, diciamo, un terzo polo rispetto agli Stati Uniti, soprattutto in questa fase in cui Trump era così contro l'Europa. Ecco, la cosa che secondo me potrebbe fare Biden e che Trump insomma non faceva più, anche se magari sempre ritenendoci un po' in qualche modo non alla pari, è il fatto di riuscire in qualche modo a restringere tutta una serie di alleanze in maniera molto più forte rispetto a Trump, e questo chiaramente alla Cina creerà più dei problemi. Già la pillola con cui volevo chiudere è, visto che la Cina è un paese lontano e difficile da leggere sotto molti aspetti, se dovessi consigliare qualche fonte a chi ci sta seguendo per capire meglio la Cina. Il mio libro, scusate, ma non perché ovviamente. Il mio libro, ma perché, no, perché è una specie di bignami, nel senso che noi non abbiamo mai idea, anche quando troviamo le notizie sulla Cina, non abbiamo mai idea del contesto su dove si appoggiano. Ed è molto importante in questo momento storico capire dove si appoggiano le notizie cinesi. Poi io, vabbè, il libro di Alessandro Resu l'hai già citato tu, poi io consiglierei anche Red Mirror di Simone Pieranni, che è un libro che in qualche modo approfondisce tutto l'aspetto tecnologico, che noi in Italia tendiamo a non sapere quanto la Cina è avanzata tecnologicamente e per alcune cose molto più di noi, cioè molto anche in maniera distopica, inquietante, però è bene avere sempre più consapevolezza. E poi a me piace sempre una lettura che è un po' più leggera, però non è leggera per niente, che è un fumetto, una trilogia a fumetti scritta da Li Kunwu, che si chiama Una vita cinese, e che racconta la storia della Cina dagli anni 50 ad oggi attraverso gli occhi di un cinese. Quindi è molto interessante, perché anche Tiananmen, ad esempio, viene raccontata dal punto di vista cinese, e proprio per fare quell'esercizio che dicevo prima, che bisogna iniziare a fare, è molto molto interessante. Tra l'altro adesso, prossima settimana, esce anche il nuovo libro di Li Kunwu che si chiama Mia madre, che racconta invece la Cina dagli anni 20 agli anni 50. Però l'esercizio che bisogna veramente fare è provare a mettersi nei panni di. È una cosa difficilissima, perché la Cina è un altro mondo, però è molto importante cominciare a farlo. E, insomma, Giada non ha ricordato il titolo, ma lo ricordo io volentieri, del suo libro, edito da Mondadori, se non sbaglio, che è Nella testa del dragone. E faccio la domanda speculare a Francesco anticipandolo, nel senso che oltre a Nella testa del dragone di Giada sulla Cina, ovviamente sugli Stati Uniti c'è Questa è l'America di Francesco Costa, edito da Mondadori, è uscito qualche mese fa ormai, direi. A gennaio, fine gennaio. Ok, allora prima ancora che le nostre vite venissero stravolte. Sì, esatto. Francesco, siccome tu sei in Lombardia, io sono in Piemonte, Giada sei nel Lazio in questo momento. Sì. Ecco, diciamo che quantomeno Francesco e io avremo molto tempo da passare in casa nei prossimi giorni. Chiediamo anche a te qualche consiglio invece sugli Stati Uniti, consiglio di lettura.
Certo, guarda, io insomma, la letteratura americana è piena di romanzi interessantissimi, e Ohio è un romanzo recente che ha dentro un po' tutto per capire le vite degli americani contemporanei e soprattutto le vite degli americani che noi incontriamo meno quando andiamo in vacanza o che esercitano meno influenza nei modelli culturali, nelle serie TV, nei film, insomma, delle cose che ci arrivano dagli Stati Uniti. Se invece vogliamo parlare di politica estera, per esempio, che è il tema del nostro incontro, io consiglio un libro di George Packer che si chiama La fine del secolo americano, anche questo è uscito per Mondadori, e racconta l'evoluzione della politica estera americana nel corso della seconda metà del Novecento, dalla seconda guerra mondiale in poi, attraverso la vita di un grande diplomatico americano, che è poco noto ovviamente a noi che non siamo addetti ai lavori, ma che nella comunità diplomatica americana è considerato un gigante, Richard Holbrooke, e c'è dentro molto anche per quello che riguarda la Cina. Ultima cosa, a volte mi chiedono anche un libro, un manuale di storia americana, ce ne sono tanti, soprattutto anche con un approccio universitario, naturalmente, e didattico. È uscito da poco un libro molto interessante, lunghissimo, quindi adatto a chi come me te sta in zona rossa, che si chiama Queste verità di Jill Lepore, che è una bravissima giornalista e storica che ha rimesso insieme la storia americana, un vero manuale di storia americana, con gli occhi però di una persona del 2020 e quindi con uno spirito critico, uno sguardo e una consapevolezza che è molto vicina a quella di noi che viviamo in quest'epoca. Queste Il titolo è Queste verità di Jill Lepore, di verità, esatto. Dan Vittoli, se non sbaglio. Fantastico, abbiamo completato, insomma, con questi consigli di lettura la nostra chiacchierata. Speriamo di aver dato qualche elemento in più per capire meglio Stati Uniti, Cina e il loro rapporto nei prossimi anni, in attesa ovviamente di avere poi dati definitivi che ci diranno il nome del Presidente degli Stati Uniti e anche il margine con cui sarà diventato Presidente degli Stati Uniti. Il 45esimo se vince Trump o il 46esimo se vince Biden. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. Ciao! Ciao.